in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Centro Cinofilo I Pioppi. Celebrata venerdì 4 dicembre in tutta Italia e anche presso il distaccamento di Orvieto, la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. La cerimonia di Orvieto ha avuto inizio con la Santa Messa celebrata da Don Stefano Puri. Allora iniziamo questo nostro momento di festa. Ringraziamo il Comando dei Vigili del Fuoco che ci ha invitato, come ogni anno, a prendere parte a questa festa di Santa Barbara. Ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia, il nostro incontro con il Signore che dà forza alla nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E all'inizio di questa celebrazione chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati per chiedere la grazia di Dio che sostiene tutta la nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Il Signore viene, andiamogli incontro, Egli è la luce del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. L'Evangelista Matteo ci presenta Gesù che apre gli occhi ai due ciechi. Il Vangelo ci presenta sempre Gesù in un atteggiamento di misericordia. Stiamo per iniziare il Giubileo della Misericordia che il Papa ha voluto per questo anno che ci sta davanti, proprio per celebrare Gesù che è il volto della misericordia del Padre, che viene per aprire gli occhi ai ciechi, dice la Sacra Scrittura, per restituire la libertà ai prigionieri, per dare conforto agli smarriti di cuore. Ecco, Gesù viene proprio per mostrarci la vicinanza di Dio nella nostra vita, per darci la forza di Dio per portare avanti la nostra vita e la nostra esistenza, la nostra esperienza. E questo è vero nella vita di ciascuno di noi e risplende in maniera particolare nella vita dei santi. Oggi voi celebriate e celebriamo insieme la festa di Santa Barbara, che è la patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ecco, Barbara è una ragazza giovane, come tante martiri dell'antichità, che però riesce ad affrontare le difficoltà della vita e anche la sofferenza del martirio con una forza straordinaria. Ecco, è la forza che viene da Dio. Se Dio abita la nostra vita, se Dio abita nel nostro cuore, allora non soltanto noi riusciamo in qualche modo a riportare serenità lì dove la nostra vita si svolge. Abbiamo inteso nella prima lettura il libro del profeta Isaia che parla di questo cambiamento profondo del mondo. Ci sarà un cambiamento tanto che il Libano diventerà un frutteto, la steppa, il deserto diventerà un ricco giardino. Ecco, come avverrà questo? Avviene proprio attraverso quella forza che Dio mette nella nostra vita per cercare di trarre dal mio cuore tutto ciò che di buono il Signore vi ha messo. Allora ogni volta che noi facciamo
e ci impegniamo in qualche realtà, in qualche lavoro, in qualche situazione e riusciamo a portare il meglio di noi, noi portiamo la forza di Dio. E allora anche quel giardino che è il mondo diventa un giardino dove non si sperimenta purtroppo come avviene la cattiveria, ma si sperimenta invece la comunione, l'amore, la solidarietà, e il mondo diventa un giardino dove tutti abitano e in maniera fraterna. Ecco, così dovrebbe essere questa umanità che il Signore ha pensato. Ecco, voi quando intervenite in qualche situazione di pericolo, ecco, avvenite sempre per salvare la vita, per salvare non soltanto le attività o le case degli uomini, ma per salvare anche la vita, soprattutto delle persone. E questo, ci dice la Sacra Scrittura, ci rende simili a Dio. Dio è colui che custodisce la vita, che è custode dell'uomo, che lo custodisce in tutti i suoi passi, dice la Sacra Scrittura. E questo, ogni volta che noi facciamo così, diventiamo in qualche modo vera immagine e somiglianza di Dio. Dio come si vede, come si presenta, come facciamo a incontrarlo? Lo incontriamo nella misura in cui riusciamo a vivere quella carità, quella solidarietà, quell'amore che hanno la loro origine proprio in Dio e che con la sua forza vivono dentro di noi. E allora, mentre ecco, preghiamo anche per tutti coloro, in questa celebrazione vogliamo ricordare anche tutti coloro che hanno perso la vita, ecco, in questo, nell'adempimento del loro dovere, non soltanto i vigili del fuoco, ma anche tutte le altre forme, gli altri corpi militari, ecco, tutti coloro che hanno perso la vita per salvare e custodire la vita dell'altro. Voi sapete che la nostra Chiesa diocesana ha iniziato il processo di beatificazione di un frate, padre Gianfranco Chiti, che era un generale dell'esercito, poi in pensione è diventato frate. Ecco, lui diceva che i militari, ma tutti coloro, potremmo dire noi, che svolgono un servizio a favore degli altri, sono come dei piccoli Gesù, che non hanno paura di spendere la loro vita come il Signore, come hanno fatto i santi, per portare la serenità, per portare il bene, per portare la pace. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Un giorno senza rischio non è vissuto. Voglio per noi credenti la morte è vita, è luce, nel terrore dei crolli, nel furore delle acque e nell'inferno di noi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio, per Santa Barbara. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. La complessità dei tempi che viviamo negli ultimi eventi e recenti legati al terrorismo ci vedono turbati come persone e come vigili del fuoco, esposti a rischi maggiori. Essi non lasciano nell'anima di tutti noi spazio per autocelebrazioni e manifestazioni festose, anche in una ricorrenza come la festa di Santa Barbara, che è la nostra patrona. Ma sono queste circostanze che ci toccano tutti a farci ritrovare più uniti negli intenti e nello svolgimento del nostro ordinario. E questa è infatti la vita che ognuno dovrebbe perseguire per rendere almeno soddisfacente il vivere quotidiano. Non sono i grandi proclami che possono modificare in meglio ciò che ci circonda, ma soltanto la consapevolezza che ognuno di noi è che nell'insieme denota e connota il carattere di una società. Per questa Santa Barbara il mio vuole essere un invito certamente non retorico ad una comune riflessione su queste poche cose dette e sulle tante non dette, affinché ognuno di voi assuma consapevolezza che la via maestra passa dal senso di dovere, il solo a ripagarci come cittadini, come lavoratori e come appartenenti a un corpo dello Stato, con sentimenti di stima e di vicinanza vi auguro ogni bene con la protezione di Santa Barbara, ingegner Raffaele Ruggero. Poi c'è il saluto e il ringraziamento del comandante, ingegner Maria Antoni, che si scusa di non poter essere qui. E un ringraziamento a tutto il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Orvieto, non tanto per gli 800
interventi più o meno svolti nell'anno 2015, perché questo è un dato molto freddo. Ma quando, per come è stato svolto, perché tutti quanti sappiamo le difficoltà in cui operiamo, difficoltà sia a carattere di potenziale umano, carenza di uomini, a carattere carenza di mezzi, per cui noi purtroppo lavoriamo in queste circostanze e molto spesso soltanto il senso d'appartenenza, l'alta professionalità del personale operativo ci consente di svolgere al meglio tutti quelli che sono i nostri compiti istituzionali. Un ringraziamento va anche al personale amministrativo che comunque ci supporta. E un ultimo ringraziamento, se mi consentite, lo vorrei porgere a quelle persone che adesso sono in pensione e che per tanto tempo, 20 anni fa, 25, 30 anni fa, chi c'ha qualche anno in più come me se lo ricorda, hanno iniziato a trasmetterci questo senso del dovere, questa passione per questa bellissima missione che è la nostra missione, appunto. Grazie a tutti. Dobbiamo consegnare un riconoscimento al vigile Cattaruzza Maurizio. Questa è la croce d'anzianità per i 15 anni di servizio. Io questa festa ho portato in giro per il mondo. Tre anni fa abbiamo festeggiato presso l'ambasciata italiana a Baghdad, ancora nel 2012 in Giordania, ad Amman. È una festa molto sentita dai Vigili del Fuoco, ma c'è un motivo, e io parlo sempre dalle mie esperienze personali, che tanti di voi come me siamo stati in situazioni uniche, rischiose, noi stessi diciamo: ma come abbiamo fatto a superare questo, a riuscirne vivo? E questo è, io dico sempre, questa è la mano di Santa Barbara. Infatti io anche quando faccio interventi non ho mai fatto un intervento senza l'immagine di Santa Barbara nel mio elmetto. È una bella ricorrenza, è una cosa che va trasmessa soprattutto ai giovani, ai Vigili del Fuoco nuovi, che devono capire le nostre radici, le nostre tradizioni, che sono importanti. Dopo la messa, per il pubblico presente, è seguita una simulazione di spegnimento di un incendio su di un palazzo, con impiego dell'autoscala e dei mezzi antincendio in dotazione. Secondo i dati forniti dal Comando Provinciale, sono stati 4.145 gli interventi effettuati in 12 mesi e oltre 800 quelli effettuati per incendio tra il 1 dicembre 2014 e il 30 novembre 2015, 164 quelli per alberi pericolanti. Dei 4.145 interventi, il 16% hanno interessato il distaccamento di Orvieto. Il SAGE è continuato con la simulazione di spegnimento di una bombola di gas da parte di una squadra di vigili appositamente equipaggiati. Infine è seguita la dimostrazione di un sistema di sollevamento di automezzi sotto i quali, in occasione di gravi incidenti, possono restare incastrate le persone coinvolte. Ha lasciato col fiato sospeso il pubblico presente la dimostrazione di salita libera da parte di un vigile sino alla sommità della scala aerea alta 30 metri. A tutti i vigili del fuoco e in particolare a quelli del distaccamento di Orvieto, pensiamo di non sbagliare se rivolgiamo il ringraziamento di tutti i cittadini per il delicato e prezioso lavoro svolto in difesa della vita umana e del soccorso.